Siamo qui alla fine partita con il mister del Circolo Master, vittoria importantissima, fase concitate anche di festeggiamento. Ora fortunatamente alla fine vincete una partita appunto importante, valevole per i play-out, per rimanere anzi in corsa per la prossima stagione nella Serie C2. Che partita è stata? Andiamo! Magari ci riproviamo, magari ci teniamo anche a un commento dell'allenatore. Zuppo, tanto, la pioggia sarebbe comunque arrivata sul suo corpo. Comunque, ecco, vittoria 3-2. Partiti subito sotto 1-0, ma non avete battuto Ciglio. È arrivata la rimonta, molto convincente il vostro gioco in fase di copertura. Tanti interventi ottimi dei tuoi, diciamo, difensori, se così possiamo definirli. Anche il portiere Laggetto, tante bellissime parate. E poi alla fine concreti sotto porta, pronti a sfruttare appunto le occasioni create. Peccato non averla chiusa col portiere di movimento, perché in 3-4 occasioni poteva finire anche con un margine diverso. Sì, ma è stata una partita difficile come tutte le partite secche, però oggi credo sia stata importante la maturazione oggi di tutti i ragazzi. Siamo partiti gruppo nuovo, tanti ragazzi giovani, addirittura qualche partita dai 2008 hanno giocato, quindi ringrazio il presidente, la società che comunque mi ha dato modo di far giocare tutti questi ragazzi. È una salvezza fondamentale, perché è meritata, perché è dal 31 agosto che questi ragazzi si allenano, lavorano, non hanno mai mancato allenamento. Oggi c'erano anche ragazzi che hanno fatto 3 minuti. Quindi questa è una vittoria, una salvezza giusta, importante. Sono orgoglioso di essere loro allenatore. E infatti si è visto molto appunto l'atteggiamento di squadra, veramente di squadra. Perché ecco, a volte durante la stagione avete fatto più fatica, magari qualche, diciamo, non so, non comportamenti sbagliati, ma magari qualche dinamica anche rispetto alla terna all'arbitro, qualche piccola dinamica vi mandava un po' fuori di testa. Invece oggi veramente molto quadrati. Abbiamo messo un preventivo. Sono ragazzi che abbiamo perso partite incredibili, tu l'hai viste parecchie, partite che non morivamo assolutamente verde, però sapevamo che era un anno difficile, perché comunque quando poi per il primo anno con tanti 2005, 2006, 2008, 2003 fai questi campionati, va a perdere le partite per errori del gioventù. Però sono orgoglioso oggi, che è una salvezza meritata, dai. Sicuramente per il Castromegno, però queste sono partite secche. Eh sì, infatti è una bella partita, anche diciamo nervosa, sempre alta livello di intensità. Però siamo stati bravi a non uscire debbi nella partita, come ha detto te, come invece altre volte ci era capitato. Oggi è importante, permettimi di ringraziare, a parte il presidente, come già ringrazio prima, ma tutto lo staff, Amanda, Stefano, ma volevo ringraziare e salutare Gianluca Pasquazzi, che era l'ultima partita che ha fatto qui in Italia, perché poi vicende personali lo portano in Spagna. Il capitano, il numero 10. Ci tenevamo a ringraziare Gianluca, quindi grazie, ci vediamo. Ha dato il suo comunque tutta la stagione, così come tutti appunto i tuoi ragazzi. Importante appunto rimanere in categoria per poi permettere a questi giovani insieme ai ragazzi di farsi ancora, continuare a farsi le ossa e fare esperienza. Saranno ancora più giovani, rinnoveremo. Poi una settimana mi rilasso, perché è stato un anno difficile, veramente difficile. Ricordo i primi tempi che venivamo da tanti ragazzi che non avevano mai fatto calcio a 5, come lo intendo io quantomeno, quindi. Però la soddisfazione migliore è questa, vedere questi ragazzi che oggi hanno fatto una partita, passami il termine, veramente con le palle, perché non era facile poi, non era scontato, siamo andati sotto dopo 30 secondi, un minuto per un nostro errore, però la partita l'abbiamo sempre condotta noi, cioè non mai avuto, poi per carità sono partite secche, però abbiamo fatto una gran partita. Comunque appunto ci vengo a sottolineare questo, veramente questa area positiva che c'era effettivamente in panchina, si sentiva pochissimo nervosismo, sempre inquadrati, grazie, concentrati. Questo è grazie a loro, perché ti ripeto, tutto l'anno hanno saltato qualcuno 3 allenamenti, non è facile anche quando eravamo a 0 punti, che fa freddo, che piove, hanno creato una famiglia. Non è scontato assolutamente. Questi sono contento perché hanno creato una famiglia, e questa è la cosa più importante, perché poi i risultati del campo passano in secondo piano quando vedo questo attaccamento, questa voglia di stare tutti insieme. E allora ci congratuliamo con tutti voi, sicuramente il lavoro e la fatica ripaga. Grazie. Il tutto, anche a livello sportivo, ottima vittoria, ancora complimenti, è stato un Grazie. Piacere come sempre seguirvi. Grazie mille. A tutti.